Grazie Giacomo, buonasera a tutti. Io sono la parte digitale di questo gruppo e mi occupo di marketing digitale e ho creato un progetto che si chiama Venditore Digitale, un metodo che stiamo portando nelle aziende. E devo dire che non ci avevo mai pensato e non ci credevo, se me l'avessero detto 2 mesi fa. Ma fa emozione anche go to meeting. Emoziona sempre parlare in pubblico, emoziona sempre vedere le persone. Questa sera, in modo particolare, vedendo tutte le faccette, i nomi che si attivano, il numerino là sopra che sale, devo dire che ho provato una certa emozione, una certa sensazione, e probabilmente perché effettivamente questi strumenti ormai stanno entrando sempre un po', sempre di più nella nostra quotidianità. La mia parola chiave è contatto. Contatto è una parola, vai Giacomo, grazie. Sì, La mia parola chiave, sì, tranquillo. La mia parola chiave è contatto, contatto che è una parola che oggi sta assumendo diversi significati. Contatto è una parola sicuramente chiave per le attività di marketing e anche in particolare per quelle di marketing digitale, perché molto spesso molte strategie e le richieste delle aziende, nonché gli obiettivi che andiamo a porci, sono proprio quelli di generare contatti. Il contatto si genera, il contatto si stabilisce, il contatto si gestisce, quindi sono diverse sfaccettature di uno stesso elemento. E oggi ci manca una tipologia di contatto molto importante, molto forte, che è il contatto fisico. E il contatto fisico oggi sta diventando sempre di più il grande desiderio che abbiamo. Tutti vorremmo il prima possibile tornare al contatto fisico e forse proprio in questo periodo abbiamo scoperto ancora di più il suo valore e la sua importanza. Nel processo di vendita, nelle attività che facciamo, il contatto fisico è comunque diretto, di persona, quello dove mettiamo in gioco non solo la nostra faccia, non solo il nostro modo di parlare, ma anche il comportamento, le reazioni, le azioni, le reazioni, in questo momento oggettivamente ci sta mancando e lo riteniamo ovviamente fondamentale ed è sicuramente fondamentale per arrivare a concludere una vendita e per completare un processo di vendita. In questo momento si è introdotto un altro tipo di contatto, che è il contatto che viene generato dalla videochiamata, ma che ho preferito definire video in diretta. I video in diretta sono quelli che ci stiamo abituando a fare noi anche come formatori, che prima non facevamo, andavamo in diretta in aula, andavamo in diretta dai clienti e oggi ci troviamo ad andare in diretta in questa modalità. Ci piace farlo e riteniamo che sia anche un modo per essere trasparenti e per riuscire a trasmettere comunque da una parte la nostra passione, la passione per il nostro lavoro e la formazione, ma anche cercare di appassionare voi a questi ai contenuti e alle esperienze che vi possiamo raccontare. E nel video in diretta sostanzialmente giochiamo con la nostra faccia. Quindi, rispetto alla modalità di contatto fisico, il video in diretta ci sta portando a mettere in gioco alcune parti di noi. E leggevo oggi consigli che rispetto anche alla modalità di videoconferenza tradizionale ci dicono di cominciare a tenere la telecamera un po' più lontana, cosa che io in questo momento non sto ancora facendo, proprio per permetterci di rendere visibili in questa modalità di videochiamata anche la nostra gestualità, che è altrettanto importante. E io credo che il contatto attraverso i video in diretta rappresenterà per il futuro un elemento che dovremo portare nelle nostre strategie di marketing. Quindi, se prima pensavamo, soprattutto nel digitale, a una generazione di un contatto che veniva sostanzialmente, che avviene attraverso la generazione di una mail, il fatto di riuscire ad ottenere la mail di un cliente per poi iniziare a dialogare con lui
soprattutto via mail attraverso i social, oggi credo che le persone cominceranno ad aspettarsi anche di entrare in contatto con noi con questa modalità. Per cui suggerisco di rivedere le proprie strategie e valutare di inserire questa nuova modalità di contatto che credo possa essere molto utile nell'accompagnare l'utente nel suo processo di acquisto e quindi pian piano avvicinarlo ad acquisire sempre più fiducia in noi e quindi portarlo effettivamente ad acquistare i nostri prodotti e servizi. L'altro contatto è quello che effettivamente già conosciamo, è il cosiddetto contatto digitale, sostanzialmente di cui ho già parlato, è quello classico, è quello che avviene via mail, è quello che avviene attraverso i social. Dico classico, ma in realtà classico, classico non è, perché proprio in questo momento molti di noi, molte aziende, molte anche persone hanno deciso di mettersi in gioco, hanno deciso di cominciare a sfruttare meglio questi strumenti e a sfruttarli di più rispetto a quanto non facevano prima. E quindi è nella scala dei valori, è la tipologia, diciamo, di contatto che alla fine ci fa stare forse un pelino più lontani dal nostro interlocutore, però altrettanto lo possiamo sicuramente utilizzare come modalità per essere memorabili, per farci sempre ricordare dai nostri utenti, e questo credo che sia l'obiettivo del contatto digitale. Quello che accomuna tutte le tipologie di contatto è la faccia. La faccia in questo momento molto spesso viene rappresentata da questa foto, che non è bella, ma purtroppo in questo momento le facce le stiamo vedendo in questo modo. Ecco, noi nella nostra comunicazione, anche digitale, dobbiamo pensare che ci mettiamo sempre la faccia, ma la faccia non la dobbiamo avere con la mascherina, la dobbiamo avere protetta. E fra l'altro, nel digitale effettivamente possiamo permetterci di non avere mai la maschera e anche nei nostri video in diretta non avere mai la mascherina, proprio perché la distanza sociale è già rispettata. Però ricordiamoci che ci mettiamo sempre la nostra faccia, che deve essere una faccia vera e che in realtà ci dobbiamo sempre raccontare per quello che siamo e indipendentemente dalla tipologia di contatto, sia esso quello digitale, sia esso quello in video in diretta o altrettanto quello dove ci presentiamo fisicamente a contatto con una persona, la faccia deve essere una faccia senza mascherina e deve essere una faccia pulita e non truccata come quella che vedete nell'ultima foto con cui chiudo il mio intervento. Grazie. Bene, grazie Carlo Alberto Eccolo. per questo intervento. Questa è l'ultima, appunto, l'ultima foto senza trucco. E quindi devo dire che l'idea del contatto è molto interessante perché secondo me è questa che hai fatto tu, no? Che hai segnalato, appunto, che hai segnalato tu, è interessante da analizzare perché comunque è il momento in cui sta cambiando questo tipo di approccio. Ti dico che ci sono due domande, magari prima poi di passare la parola a Ero Stugnoli per la sua domanda, e sono queste: come si fa ad aumentare cosa si fanno ad aumentare i contatti digitali? Che piattaforme consigliate di usare per un contatto digitale? E se le case history possono essere uno strumento di comunicazione per generare nuovi contatti? Magari intanto che io preparo, Carlo Alberto, le slide per Ero Stugnoli, se vuoi provare a rispondere. Parto dall'ultima, credo che le case history siano un ottimo strumento per generare contatti e consiglio di utilizzare le case history all'interno della propria strategia di marketing, facendo venire voglia all'utente di scoprire le nostre case history e dicendogli poi: guarda, lasciami la tua mail, lasciami il tuo contatto. Così poi ti porterò e ti accompagnerò in un percorso che ti farà vedere le nostre esperienze, le nostre case. Poi gliele possiamo trasmettere via PDF, via mail o anche attraverso la videoconferenza, come dicevo prima. Lo strumento fondamentale per generare il contatto è il sito web. Quindi l'obiettivo deve essere sempre quello di portare gli utenti sul sito. E sui siti dobbiamo fare in modo che gli utenti lasciano i loro
riferimento e quindi è lo strumento digitale principe, fatemi dire, per generare il contatto. Non ricordo più la prima domanda, mi sembrava che fosse come è possibile generare contatti con il digitale. La prima domanda è come si fa ad aumentare i contatti. Partando sempre più persone qualificate sul nostro sito e quindi attirando le persone sul nostro sito e promettendo a queste persone un regalo. Il regalo glielo facciamo mettendoci la faccia.